Comunque amici, solo perché so che non è fatto tipo a cappero quanto sto bene io, ma è perché molti di voi già conoscono questo posto e o ci vogliono venire a vivere, ma guardate oggi 25 novembre e cos'è il mare qua, nel mezzo della cittadina di Coralejo, sempre dalle parti dello scultore, cioè ragazzi. Vedete amici, ho accompagnato la mia amica, grazie anche lei la bici, e come vi dicevo questa che è carina, tutta nera col cambio eccetera, lì deve solo montare la sella, ma sarà compresa nel prezzo 50 euro. A me sembra una cosa ottima, quindi direi che, anzi visto che ci sto pure questo, sempre a gratis perché nessuno mi conosce, ma non c'ha un nome questo posto. E comunque è molto vicino al porto, alla zona Bristol, perché vi devo dire la verità, se qualcuno di voi stesse pensando di venire a vivere a Coralejo, io ve lo dico, adesso ho un contratto troppo buono all'Oasis Duna e quindi non me ne vado, insomma. Ma poi ho cominciato a sistemare casa, va bene tutto, comunque sono centrale, però io ve lo dico, se qualcuno mai si stesse chiedendo qual è la zona più carina di Coralejo, tutta la vita la zona Bristol, è veramente... Ti sembra di non stare in un posto tutto nuovo, tutto turistico, sai, di cittadina, ti senti proprio in un posto che da secoli e secoli è un posto di mare, ti sembra di gustare più la vita vera che c'è qua, infatti alla fine io le giornate quando sto fuori casa le trascorro da queste parti. Cioè la mia amica è riuscita a prendersi la bici alla fine a 40 euro. Ragazzi, come le ho detto va bene, da domani ci gireremo l'isola in bici, non lavorerò più, diventerò povera ma sarò felice. Scherzo. Amici, una cosa sola, guardate che cosa si trova qua sulla spiaggia. Non so voi, ma io sono un'amante smodata delle conchiglie. Ciao amici, dopo questo pizzico di immagini mischiate, come vedete a volte mi sta capitando ultimamente, e chiudo oggi con due riflessioni che poi alla fine si rivelano due pro e due contro di Coralejo, forse, ma è un po' più articolata di così. E cioè stavo pensando due cose. Prima di tutto che ho notato una cosa, che qua in realtà ci sono due tipi di persone, soprattutto per quello che riguarda gli italiani, a parte tutte le categorie elencate in passato per altre ragioni, però adesso parlo di un aspetto specifico, ovvero qua o dopo un po', anche dopo poco vi dirò perché è potente l'effetto, o ti fai prendere dalla vita dell'isola, dalle sue abitudini, ovviamente plasmandole su di te, non è che per dire che ne so, qua bevono tutti, non è che se sei a stendio devi iniziare a bere, però o entri un po' in una mentalità, in uno spirito che qua c'è ed è fortissimo e si sente, quest'isola ha personalità propria, veramente, oppure vedo che poi alla fine c'è tutta una categoria di gente, anche amici, che non me ne vogliano se capiscono di chi parlo, che alla fine invece un po' si sono anche chiuse, quindi qua non è vero che non esista il rischio poi di finire a fare una vita anche invece poi chiusa e più che isolana, isolata. E quindi a tutti quelli che stanno pensando di vivere qua, io vi invito, qualora fosse, ma di sicuro lo fate da soli, però vabbè, a girare tanto, che sia a piedi, che sia in bici, due chiacchiere perché prendi un caffè anche con quello del bar o con quello che lo sta prendendo, però vedo che alla fine c'è un'armonia delle cose per le quali se ti mischi va tutto meglio, insomma, quindi c'è di questo e c'è di quello. Se invece ti chiudi con le persone che stanno molto molto chiuse, questa cosa ti ingloba e ti ritrovi un po' troppo chiuso pure tu. Prima cosa. Secondo aspetto che dicevo, a volte una volta mi era stato anche fatto come domanda nei commenti un po' di tempo fa, se c'è questa dimensione insomma piccola per cui tutti sanno gli affari tuoi, tutti chiacchierano bla bla bla. Allora sì, ovvio, ma perché? Perché tutto il mondo è paese, in questo è perché ovunque su un'isola intera ci sono 116.000 persone, il comune della Oliva 34.000, Coralejo ora non lo so, ma insomma è una cittadina piccola, dopo un po' io stessa, certo non tutti, ma tante tante facce anche di gente che non conosco ormai sono quelle, quindi c'è anche qua un pro e un contro di questo. Il pro
è che comunque non ti senti sola, non ti senti un numero in una città in cui davvero qualunque cosa fosse, nessuno sa chi sei, nessuno ti potrebbe aiutare. Se stabilisci buoni rapporti, in realtà ti ritrovi in un contesto veramente di grande tribù per il quale non ti senti solo, anche una come me, appunto, mamma, single, che volendo mille cose, c'è sempre qualcuno pronto a darti una mano. Allo stesso tempo, devi essere una persona che un po' se ne frega di tante chiacchiere e giudizi, perché tu puoi essere pure avere un comportamento irreprensibile, poi chissà che vuol dire irreprensibile, è tutta una questione di punti di vista e mentalità, ma insomma di base puoi non avere assolutamente nulla a che dire con nessuno, ma vi giuro, poi me lo saprete ridire, qualche chiacchiera su di voi, qualcosa che non vi torna, che dice Dio, ma chi è che ha detto questa cosa? Oppure qualche dice. Sì, capita, capita perché come in tutti i posti dove magari le persone nuove non sono tantissime, un conto sono i turisti, un conto sono le persone che dopo un po' la gente lo vede che abiti qua, e questo aspetto c'è. Quindi, secondo me, il consiglio che do a riguardo non è tanto quello che molti italiani ti danno, ovvero non frequentare quel gruppetto perché si dice che quelli sono fatti così e poi ti fai la nomea, non frequentare quel bar perché lì dice che girano cose strane, allora poi la gente pensa che anche tu. Insomma, io tutte queste cose, e anche in questo caso spero che possiate tollerare la mia imprecisione, ma mentre stavo dicendo quella cosa mi è arrivata una chiamata. Comunque, dicevo che io non le saprei gestire tutto questo non fare quello e non fare quell'altro, quindi personalmente secondo me più che altro bisogna essere persone che se ne strafregano di qualunque cosa possa dire qualcuno, perché poi alla fine, alla lunga, il tempo è galantuomo, se sei una persona precisa, onesta, buona di cuore, eccetera, eccetera, qua appunto viene fuori, prima che in altri contesti molto più allargati. Spero di non avervi annoiato e ci vediamo prestissimo come sempre.